Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Se siete nuovi, io sono Altea e su questo canale potete trovare creatività e ispirazione. Oggi vi parlo di journaling perché ne inizio uno e quindi voglio condividere con voi l'esperienza che ho avuto con il mio primo journal e vi darò anche dei consigli e degli spunti per iniziare. Ultimamente mi capita sempre più spesso di leggere degli articoli oppure guardare dei video inerenti al journaling, ovvero la pratica di tenere un diario e di tracciare in maniera scritta le sensazioni, le emozioni, ma in generale la nostra vita. Tenere un diario per molti potrebbe sembrare futile oppure una cosa da adolescenti, ma in realtà è uno strumento molto prezioso per stimolare la creatività, l'intuito e conoscere se stessi. Come vi dicevo, io ho già avuto un diario, quindi non è il primo che inizio e pochi giorni fa stavo rovistando un po' tra le mie cose e mi è capitato tra le mani. Ho iniziato a leggerlo e a scorrere qualche pagina qua e là e vi giuro che è stato bellissimo poter ricordare delle emozioni e delle sensazioni legate ad alcune esperienze che ho vissuto. Il diario di cui vi parlo è questo qui di fianco a me e pensate che questo è stato il mio primissimo e unico diario ed è nato come diario di viaggio perché l'ho iniziato subito dopo il liceo quando stavo per intraprendere le mie esperienze all'estero. E infatti, come vi dicevo, è stato bello ricordare i bei momenti, ma è anche pieno di disavventure che ho raccontato in due video e se volete guardarli ve li lascio in descrizione. Il mio diario di viaggio ho continuato a scriverlo anche quando erano terminate le mie esperienze all'estero perché avevo riscontrato che era una cosa che mi piaceva, mi coinvolgeva e mi faceva star bene. Purtroppo però ci sono stati vari buchi anche di mesi in cui non ho più scritto niente e per questo vorrei iniziarne uno e scriverlo con una certa costanza. Non tutti i giorni perché mi sembra di avere un impegno addosso, ma quando me la sento, magari 2-3 volte a settimana. Tenere un diario non vuol dire per forza seguire uno schema preciso, dover scrivere tutti i giorni ciò che ci succede. In realtà ci sono varie modalità di cui vi parlerò tra poco, ma anche temi diversi. Leggevo infatti di una ragazza su Facebook che teneva un diario di lavoro e lei appuntava obiettivi, si organizzava, nomi dei clienti, insomma era diventato un vero e proprio strumento per organizzarsi e per affrontare in maniera più sicura e più serena gli impegni lavorativi. Un'altra tipologia di diario può essere il famoso food journal e quindi un diario alimentare per tenere traccia del proprio stile di vita e avere una maggiore consapevolezza di ciò che si mangia. Tra i vari modi per scrivere un diario invece inizio da quello più divertente per me che è l'art journal. In questa versione non ci si limita a scrivere solo parole ma ci si esprime in maniera un po' più creativa e quindi è un linguaggio fatto di immagini, colori, forme. Ad esempio lo si può fare colorando un'intera pagina oppure facendo un collage con varie foto o pezzi di giornale che hanno delle immagini che ci ispirano in particolar modo oppure semplicemente facendo uno scarabocchio, un decoro sul bordo della pagina. La scrittura per me ha sempre rappresentato un blocco enorme, potrà sembrarvi strano perché comunque è un'espressione creativa e per quel che mi conosco sono abbastanza creativa, ma ogni volta che si tratta di scrivere è come se le mie idee e tutta la mia creatività non esistesse. Vi giuro che mi sembra come se fosse ieri i momenti in cui c'era la verifica di italiano, in cui si doveva fare un tema. Io stavo almeno tutta la prima ora a pensare cosa scrivere per poi guardare i miei compagni che magari erano già a metà dell'opera e farmi venire l'ansia. Ho voluto farvi questo esempio perché per me iniziare con delle pagine in cui disegno qualcosa o semplicemente coloro un'intera pagina del colore che più mi piace è una cosa per rompere il ghiaccio e iniziare il mio diario e penso sia un ottimo modo quando ci sentiamo poco creativi, quando non sappiamo bene cosa scrivere e quindi possiamo usare un linguaggio fatto di immagini. Questo diario che andrò a iniziare infatti, come vi dicevo, vorrei impostarlo in maniera un po' diversa, quindi ci saranno delle pagine un po' più creative, artistiche, altre in cui racconterò le mie giornate e altre ancora in cui magari stilerò delle liste oppure scriverò quali sono i miei obiettivi e insomma voglio veramente scrivere quello che sento giorno per giorno. Un altro modo per fare journaling è partire da un prompt. Vi chiederete che cos'è un prompt? È semplicemente un'idea oppure uno spunto da cui partire e iniziare a scrivere. Su internet esistono queste liste di domande che sono appunto i famosi prompts
E potete partire da una che vi ispira e iniziate a scrivere. Ad esempio, potreste semplicemente raccontare quale posto nel mondo vorreste visitare, oppure se avete delle paure che vi frenano dal fare qualcosa, dal raggiungere un obiettivo e come potete fare un po' per migliorare la vostra situazione. Un ultimo esempio potrebbe essere seguire il metodo che propone Julia Cameron nel suo libro La via dell'artista, che non è un libro per semplicemente giovani artisti, ma anche per chi si sente insoddisfatto della propria vita e vorrebbe in qualche modo migliorarsi. L'idea che sta alla base del suo metodo è che tutti noi siamo esseri creativi e per allenare questa energia creativa bisogna far pratica ogni giorno. Nel suo libro propone uno strumento che chiama Pagine del mattino e queste pagine devono essere tassativamente 3 pagine scritte al mattino prima di ogni altra cosa in stile flusso di coscienza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo scrivere senza mai fermarci, senza quindi interrompere la nostra penna e senza pensare troppo a quello che stiamo scrivendo o a trovare le giuste parole. Anzi, non bisogna dar peso alle parole e se non sappiamo cosa scrivere, possiamo anche scrivere non so cosa scrivere finché ci verrà in mente qualcosa. Un metodo molto particolare, ma che ha destato la mia curiosità e quindi sicuramente lo proverò. Una volta terminato l'esercizio, è molto importante non andare a leggere ciò che si è appena scritto, ma semplicemente lasciare il tutto lì. Questo per evitare delle critiche e dei giudizi negativi. Quindi, ricapitolando, che cosa serve tenere un diario? I benefici sono sicuramente molteplici e mi soffermerò su quelli che ritengo importanti. Avere un journal e fare una pausa svolgendo questa attività, penso sia una sana abitudine che tutti dovremmo avere. Ci permette di dedicarci a noi stessi e può essere un vero e proprio momento di meditazione, di riflessione, ma anche un momento liberatorio. Scrivere ci permette di stimolare la creatività, l'intuito, ma soprattutto è un potente strumento che ci permette di elevare la nostra consapevolezza su molti aspetti della nostra vita. Inoltre, mettere su carta le nostre emozioni oppure una situazione che ci crea ansia o una situazione problematica ci permette di andare a fondo e capire meglio questa situazione. Mettendo da parte i problemi, io questa cosa l'ho riscontrata anche quando, ad esempio, degli obiettivi, dei desideri o delle cose che vorrei fare, dei progetti, e l'atto di metterli su carta e scriverli mi permette di avere una visione molto più chiara di tutto quanto. Riesco a capire molto meglio infatti la situazione individuando quello che devo fare. Ci sono veramente tantissimi benefici che possiamo trarre dalla pratica del journaling. Io chiaramente non sono un'esperta perché ho solo avuto un diario in tutta la mia vita, però ne inizierò uno nuovo e vorrei sperimentare queste modalità che vi ho appena detto. Io spero che questo video vi abbia dato degli spunti e delle idee per iniziare, se non l'avete ancora fatto. E vorrei tanto sapere se siete un po' tra il gruppo degli scettici, che pensa sia una cosa un po' futile o un po' da teenager, oppure se siete tra quel gruppo che scrive, tiene il diario fin da bambini, o se avete appena iniziato e quindi vi siete anche un po' ricreduti sul journaling, come è capitato a me. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un mi piace di supporto e a iscrivervi al canale. Ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.